Questa è stata definita la società delle passioni tristi, un'epoca dove tutto sembra smarrito. Eppure, proprio in questi periodi, in questi momenti, non dobbiamo mai smettere di credere all'educazione, di credere che occorre lasciare ai nostri figli e ai nostri ragazzi dei valori, delle cose che li aiutino durante il processo di crescita. Cercheremo di conoscere come funziona un ragazzo. È il modo migliore per poterlo amare, per poter capire quali sono le difficoltà e quali sono le possibilità che il ragazzo ha per arrivare a essere libero. L'immagine è fluttuante, un giorno mi vedo bella, un giorno meno bella, un giorno bella e meno bella. Questo è tipico dell'età adolescenziale. Che cos'è la percezione di sé? Qual è il valore più alto dell'essere umano? Vorrei spiegarvelo con un esperimento. I nostri ragazzi sono dentro nei mass media, vivono dei mass media. Quando una persona si realizza, quando un ragazzo o una ragazza sono veramente liberi, la nostra vita è una vita di relazione. Ma che differenza c'è fra la cotta, l'infatuazione e l'amore? Qual è la fregatura della pornografia? Come si fa a diventare padroni della gelosia? Puliamoci gli occhi.